Una buona giornata, un buon mercoledì, ben ritrovati dalla redazione di 7 in punto. La nostra trasmissione di approfondimento quest'oggi si occupa di una zona particolare e particolarmente bella del Padovano, ma comunque insomma del Nord-Est in genere. Però per parlare di quanto successo recentemente, sappiamo insomma purtroppo l'Italia è un paese in cui quando succede qualcosa si parla sempre di eventi eccezionali. Nel caso di Rocca Petrarca, che è la zona di cui ci andremo ad occupare, grazie all'ospite di quest'oggi, che vado subito a presentarvi, buongiorno al sindaco Luca Callegaro, cercheremo di capire che cosa è successo lì. C'è stata una tromba d'aria, mi aiuti, quando? Il 13 di questo Il mese, 13 lunedì. ottobre. State pagando ancora le conseguenze di quello che è successo? Stiamo pagando, ma stiamo ricostruendo. Siamo brava gente, tutti si sono messi all'opera per ricostruire. Siamo già in fase di In fase di ricostruzione. ricostruzione. E a proposito, vediamo un servizio di Alessandra Mercanzini, che è una sua concittadina, tra le altre cose. E prima vediamolo, poi ne parliamo. Siamo tra Baone ed Arquà Petrarca. Questi sono i danni della tromba d'aria che ha attraversato questi paesi. Questa è via Comezzare, un intero quartiere con i tetti divelti e danni impressionanti. E la fortuna, dicono gli abitanti, di essere vivi, non c'è stato nemmeno un ferito. I danni sono evidenti non solo alle abitazioni, ma anche agli ulivi, ai vigneti, ai boschi. Alle nostre spalle c'è un intero bosco che è stato spazzato dal vento. Le persone si sono date subito da fare per riportare la situazione a una parvenza di normalità, con il cuore a pezzi, mostrando, vedendo quello che è successo, ma con tanta voglia di ricominciare. Stavo lavorando in mezzo alle vigne e stavo parlando col confinante lì. Fai quattro parole così. Quando che sei in su, li abbiamo visti arrivare su, uno di là e uno di qua, e si sono incrociati nella gola lì. Due temporali. Due temporali erano, alle 4:30 era già buio qua, si vedeva più niente. Andiamo via perché ha cominciato a piovere. E lui è scappato a casa e io sono scappato lì e lì sono rimasto, mi ha bloccato. È venuta giù una casa da questa parte, Eh praticamente sì, mezza casa. il portico, diciamo, il portico è venuto giù tutto. Perché se vuole andare a vedere, ha radicato una pianta così davanti alla porta. Poi i lavori sono già partiti da un po'. Beh, abbiamo iniziato proprio neanche 20 minuti dopo questa sciagura, insomma, che non è mai successa una cosa del genere in questa zona, perché siamo un po', diciamo, coperti anche dai monti, però è stata una cosa molto, molto, come vede, cioè, terrificante, ecco. Ci stiamo dando una mano tra vicini, abbiamo levato le strade con i miei figli, tanto che possano la protezione civile essere passata un po' ad aiutare qui i più bisognosi di noi, insomma, ecco. Ecco, questo è un quartiere intero che è stato preso di mira dal vento. Sì, proprio intero, anche un vicino qua proprio è andato molto peggio di me, come vede anche alle mie spalle ci sono degli altri fabbricati che sono stati dilaniati, diciamo, ecco, è stata una cosa veramente, veramente fuori del normale, insomma, ecco. Ormai non ci si aspetta più che qualcuno risani i danni, vi state dando da fare da soli. Risanare i danni, calamità naturale, queste cose non ti daranno mai niente, insomma, ci arrangiamo da soli e ricominciamo, insomma, rimbocchiamo via le maniche, fortuna di avere un po' di lavoro. E si comincia, insomma, ecco. Però non è giusto, no? Sinceramente no, non è giusto, perché dovremmo essere un po' protetti dallo Stato, avere qualcosa, invece ci proprio siamo emarginati, non dico solo noi, ma penso tutto in generale questa cosa, ecco. Il parco? Il parco sinceramente non ci sono ancora stato, però penso a pieno fondi, secondo me non lo so, per dire, però interviene in questi casi, ci sono tanti 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 danni. Cioè, da me sono pazzeschi, se guarda alle mie spalle, come quasi ricostruirla. Io per fortuna sono stato quasi miracolato. Mia moglie era a casa, poverina. Si è ritrovato con questa sorpresa. Sogno, cara, non ero più a entrare in corte da nessuna parte. Roba dappertutto. Non è buono mettere i piedi per terra da rame, coppi, e poi guarda. Questa è la roba che si è petasò, come che fosse un pomo, una roba proprio mai vista al mondo, mai vista al mondo. Vi siete dati da fare subito. Ma mezzanotte è un botto e andiamo ancora su. E mattina subito un'ora. A lavorare.
Fa star male. Purtroppo, dai, va. Molti non hanno successo e tutto se ne benissimo quel campo è, però a chi è che si è capitato? Io chi si mangia? Ci sono soldi. Ieri sera avevo una riunione con il sindaco, ma prospettive niente. Abbiamo 4 pane che bisogna chiederemo fuori. Allora, sindaco, anzitutto, voglio dire, lei li conosce tutti, no? Perché se lei dovesse raccontare Arquà, è un piccolo comune, mi diceva sui 1900 abitanti, sì. È come una specie di grande famiglia alla fine. Sì, sicuramente ci conosciamo tutti quanti. Io ho cercato proprio nei giorni in cui è successo, non la chiamo la tromba d'aria, la chiamo un piccolo tornado, perché se consideriamo che è partita da ospedaletto, è andata a finire oltre a due Carrare, quindi ha percorso. Quindi a livello di chilometri, perché non. Ma avrà fatto circa 25-30 chilometri, quindi una tromba d'aria mi sembra un po'. Era un fenomeno un po' più sostanzioso di una tromba d'aria. Io ho cercato di arrivare un po' in tutte le famiglie, logicamente non ci sono arrivato in tutte, anche perché i fabbricati colpiti sono circa 200. Quindi è stata veramente una cosa importante che ha danneggiato oltre i fabbricati, tante colture, quindi. Con gente che lavora nel territorio, gente che aveva investito nel territorio e adesso si ritrova a dover ripartire con danni pesantissimi. E quindi 200 fabbricati, cioè quante persone, inizialmente insomma parecchi anche sfollati tra le altre cose. E i fabbricati dichiarati inagibili ufficialmente sono 3, sono stati dichiarati dai Vigili del Fuoco, altri sarebbero stati da dichiarare inagibili, però l'inagibilità di un fabbricato comporta poi una serie di atti e di documentazioni da riportare presso gli uffici competenti, che è una cosa infinita. Abbiamo pensato assieme ai Vigili del Fuoco, le persone che hanno potuto spostarsi dal loro fabbricato senza dichiararlo inagibile, abbiamo creduto in loro, si sono spostati, quindi l'importante è che fossero messi in sicurezza, insomma, in qualche modo, senza costringerli magari poi a un iter, come ti spiegava, esatto. Lei che magari aumenta anche un carico già pesante in questo momento. Se consideriamo che dei 200 fabbricati circa 100 il tetto era spazzato via, i fabbricati in teoria da dichiarare inagibili erano circa 100, quindi sarebbe stato un ulteriore danno che avremmo arrecato ai cittadini. Si sono messi subito a ricostruire, quindi era giusto dargli tutte le possibilità senza incorrere un ulteriore aggravio nei confronti di loro. E i danni sono quantificabili o un po' complicato? Noi abbiamo fatto una stima approssimativa che va e che poi è anche la richiesta che abbiamo fatto ufficialmente già in Regione Veneto, di 5 milioni di euro tra danni a quello che sono gli elementi pubblici e quelli che sono poi le abitazioni private vere e proprie. Nei danni abbiamo conteggiato anche i danni a tutte le essenze arboree che sono cadute e che avevano anche un pregio monumentale per Arquà. E quindi, perché ricordiamo che Arquà, insomma, lo diceva uno dei signori che abbiamo sentito poco fa nel servizio, è inserito nel parco. Siamo all'interno del parco e siamo uno dei borghi più belli d'Italia, riconosciuto, uno dei 100 borghi più belli d'Italia. Anzi, andate a vederlo se non l'avete visto, facciamo anche un po' di promozione. Sì, io invito tutti a venire a visitare Arquà perché merita di essere vista. Se lei dovesse raccontarla, facciamo questa piccola parentesi, che cosa vede uno quando arriva ad Arquà? Ma Arquà colpisce soprattutto l'essere stata immutata dall'epoca del Petrarca. Sembra di tornare indietro nel tempo. Sì, sicuramente. E quindi veramente è una chicca, una bomboniera. Le dico che gli sforzi per mantenerla tale, per tenerla sempre in ordine, sono sempre più pesanti da sostenere, viste le ristrettezze economiche che stiamo attraversando in questo periodo. Ecco, ma i turisti arrivano comunque? Sì, arrivano sia dal bacino termale che sia da perché è una delle mete segnalate comunque, sicuramente, no? Sicuramente, siamo in circa attorno alle 100.000 presenze l'anno. 100.000 presenze l'anno, insomma, per un borgo delle dimensioni che abbiamo raccontato sono davvero tante. Ma ovviamente non c'è solo il centro storico, c'è anche questa realtà che abbiamo visto. Lei allora ci diceva, insomma, qual è il danno, la quantificazione, ma e adesso? Allora, subito abbiamo chiesto lo stato di crisi e poi lo stato di calamità.
alla Regione Veneto. La Regione Veneto ha riconosciuto lo stato di crisi, siamo in attesa del riconoscimento dello stato di calamità, che poi dovrà essere, è già stato inoltrato a Roma, e siamo in attesa di risposte. Io spero arrivino in tempi brevi. Io spero veramente che lo Stato in questo caso aiuti anche i cittadini della Bassa Padovana. Non parlo solo per Arquà, parlo anche per gli altri territori colpiti, mi riferisco a Este, a Baone, a Due Carrare, a Monselice, a Battaglia, territori colpiti pesantemente già anche dall'ultima alluvione, in particolare Battaglia Terme, e quindi questo clima che sta un po' cambiando, questo clima che ormai sta segnando un po' questa epoca. Io non dico che lo Stato dovrà sempre riconoscere questo, però dovremmo anche noi cambiare mentalità in maniera da fare in maniera che queste cose non accadano più. La tromba d'aria non si può prevedere, certo. Ma certi problemi, soprattutto sul rischio idrogeologico, secondo me varrebbe la pena spendere qualche soldino prima, per non poi spendere quasi il doppio in risarcimenti. Il problema è che si fanno sempre, lei non sembra che si facciano sempre i soliti discorsi, no? Quando succede qualcosa, come si dice, bisogna fare le opere strutturali, bisogna investire, poi abbiamo visto, ovviamente Genova è quello che ci resta in mente perché è successo davvero pochissimo tempo fa, quella è proprio una bomba d'orologeria, ma ci sono tante Genova, ce ne sono anche qui da noi, insomma abbiamo raccontato storie anche tragiche, vabbè, Refrontolo anche quello, insomma, è un po' un caso a parte, però comunque è come se il territorio continuasse a lanciare dei segnali che forse non raccogliamo. Sicuramente colpa nella parte politica c'è, e tanta. Se poi pensiamo che io mi trovo ad amministrare un piccolo comune e se dovessi investire delle cifre per salvaguardare il territorio, sono sempre dentro il patto di stabilità, cioè questa è una cosa assurda. Almeno i soldi da investire dei comuni che hanno la possibilità di spendere. I famosi comuni virtuosi. Quelli che hanno la possibilità di mettere mano al territorio per salvaguardarlo da questi eventi devono essere fuori dal patto di stabilità. Purtroppo non possiamo spendere soldi e questo sistema è veramente un paradosso italiano, questo è veramente un paradosso italiano. Ma ci sono, insomma, questi famosi vincoli, si parla adesso ultimamente, no, di un'uscita, diciamo, a fasi dal patto di stabilità, sembra un po' questa la linea. Io me lo auguro, anche perché, e qui tocchiamo un altro argomento, magari esuliamo da quello che stiamo parlando. Ma stiamo comunque chiacchierando. Sì, l'ente pubblico tante volte in questo momento specialmente fa fallire l'impresa che ha lavorato per il comune. La ditta che ha lavorato viene pagata 6 mesi o un anno, non ci sono più. Sì, va bene, perché a volte non anche ci sono più le liquidità che c'erano una volta, finché c'erano periodi di vacche grasse in cui magari l'azienda aveva una liquidità. Adesso hanno bisogno di liquidità. Purtroppo anche la regione è sotto patto di stabilità. Una volta erogato il contributo, i soldi arrivano a un anno e mezzo dalla rendicontazione dei lavori eseguiti. Il comune può anticipare quel che può, ma poi rischiamo di uscire, di sforare il patto di stabilità, e quindi è questo cane che si morde la coda e non riusciamo a uscire. Ma il patto di stabilità a chi conviene? Perché noi ne parliamo praticamente sempre quando ci sono anche altri suoi colleghi qui. Però a qualcuno converrà, no? Se è così difficile uscirne. Mi verrebbe da fare una battuta anti-europeista, che non lo sono, però secondo me conviene solo alla Germania questo patto di stabilità. Questi parametri in questo momento restrittivi, che non danno sviluppo, che non danno futuro, sono dannosi per questo momento per l'economia italiana. Non si creano posti di lavoro. Un imprenditore prima di assumere ci pensa 2 volte, 3 volte prima di assumere una persona. Visto i tempi dei pagamenti e viste le poche liquidità, io penso che questo clima restrittivo proprio non dia garanzie per il futuro. Quindi un imprenditore è in difficoltà anche nell'assumere nuove persone. Io come sindaco, la cosa più umiliante, sono già al secondo mandato e ho visto in questi 6 anni di sindaco proprio l'evolvere del tempo. I primi,
i primi due anni a cercare di capire quali lavori fare, quali lavori fare, adesso invece a cercare di consolare le persone che hanno perso il lavoro e soprattutto l'impotenza di dare una risposta. Quindi stamattina parlavamo col prefetto, anzi ieri parlavamo col prefetto. Ed eravate più sindaci, no? Mi raccontavo. Eravamo più sindaci della zona del Monsalicense e in tutti i sindaci è emersa questa tristezza proprio in questi problemi che dobbiamo affrontare quotidianamente, che è quello del lavoro e delle persone che perdono il posto di lavoro, e quindi dare una risposta che diventa quasi impossibile in questo momento. È una cosa che si ritrova spesso appunto in voi sindaci, nel senso che siete in prima linea, i cittadini ovviamente arrivano da voi e vi chiedono aiuto, perché insomma poi comunque si aspettano servizi, ma è quasi un ruolo anche psicologico, mi viene da dire, si è trasformato, no? Si va dal sindaco, anche perché forse il prete non riesce più a dare risposte, ma adesso al di là della battuta purtroppo parliamo di situazioni... Ma l'ho fatta anch'io al prefetto questa battuta ieri, ho detto ormai siamo diventati dei preti più che dei sindaci, perché veramente diventiamo quasi dei consolatori, risposte riusciamo a darne poche. Okay. Però almeno anche l'incoraggiamento, questo aiuta e comunque io ho visto che quelle famiglie che una volta erano in difficoltà e che l'aiuto era una tantum ogni tanto, adesso si sono cronicizzate e l'aiuto diventa quasi costante e puntuale. Diventa quasi un'assistenza. Diventa un'assistenza. Vera e Forse propria. È il caso anche di dire a persone che appunto non stanno bene, hanno difficoltà, che è bene comunque chiederlo aiuto, no? Magari non avere troppo pudore, perché una volta c'erano, insomma, quando probabilmente c'erano i nostri nonni, c'era anche una rete di solidarietà, per cui la famiglia che stava meglio magari faceva da mangiare anche per quella che non aveva soldi per comprare il cibo, e adesso... In questi anni invece si è sviluppato questa sorta di pudore, no? Che ha portato anche a situazioni estreme che purtroppo anche noi spesso raccontiamo. E invece questa profonda crisi, che purtroppo insomma è ancora lunga dall'essere superata, potrebbe insegnare che non si va da nessuna parte se non ci si aiuta. Sicuramente, specialmente la dignità di molte persone le portano a isolarsi rispetto al chiedere aiuto. E io ho riscontrato proprio che magari sono proprio le mogli dei mariti, perché il marito magari si vergogna a chiedere aiuto, a fare qualcosa perché il marito possa trovare lavoro. E mi accorgo che questa cosa sta aumentando sempre più. Sempre di più. Qualcuno diceva che ormai il posto fisso a tempo indeterminato è fuori moda. Io ho capito, però il mutuo è a tempo, ormai sono diventati anche quelli a tempi indeterminati, certo. Perché vedo degli anni di scadenza che sono 30 che arriveranno 35. dopo. Quindi bisogna anche dare delle risposte concrete. Ecco, io ai miei cittadini ho detto sempre: venite da me, la porta è aperta a qualsiasi problema, cerchiamo di affrontarlo. Ma magari insieme. Appunto anche solo parlarne può. Ma insomma, sicuramente. Ecco, e un'altra cosa che spesso dicono gli altri sindaci è: però. Nonostante questo ci costringono comunque anche a fare gli esattori, quindi da una parte voglio dire dobbiamo essere quelli comunque disponibili giustamente e quelli che devono cercare anche per quanto possibile delle soluzioni, però dall'altra alla fine ci sentiamo trattati come esattori. Siamo diventati esattori dello Stato, purtroppo. Lo Stato a un certo momento ha detto: io non ti trasferisco più soldi, però ti do la possibilità di inserire la TASI, la TARI, la IUC, l'IMU, tutta una serie di infinite di balzelli di tasse che siamo costretti ad applicare. Io faccio un esempio per il mio piccolo comune. L'entrata dell'IMU prima casa era intorno ai 250.000 euro. E adesso questa IMU non entra più, l'anno scorso è stata tolta, lo Stato ce l'ha trasferita l'anno scorso, quest'anno ha detto comuni applicate la TASI. Aspetti però, perché siamo in pubblicità e quindi se no interrompiamo il discorso e poi lo ricominciamo. Due minuti e torniamo subito.